E la Valsusa è un gioco, un settimanale che da 120 anni evidentemente, io ho visto all'origine il vescovo che lo ha voluto, il nostro Beato Rosas, Edoardo Rosas, e lo ha chiamato settimanale cattolico. Io non mi spavento di dire che una cosa è cattolica, perché non c'è niente di male essere cattolici, anzi. Ma sembra quasi quasi nella nostra società che aggiungere certi termini, ma poi si escludono quelli che non sono cattolici. Ma perché si escludono? Se diciamo cose vere, giuste e valide, non escludiamo nessuno. No. E noi sappiamo che il settimanale va in molte case, è letto nella famiglia, e quindi a un certo punto non solo fa comunicazione e conoscenza delle cose, ma anche direi che fa approfondire, no, gli argomenti, eccetera. E io lo seguo, sono sacerdote da parecchi anni, ma prima già venivo in Val di Susa tutti gli anni sovente. E questo giornale è un giornale che guarda le cose sotto la luce della fede, e questo non è mica poca cosa, è una cosa che dà una forza tale, una luce tale, che più facilmente, non dico che di diritto tutto, ma più facilmente le cose si vedono nella verità, cioè si vede più facilmente qual è la verità delle cose. E io credo che un giornale ha quel compito lì, di cercare di chiarire sempre di più, ecco, come stanno le cose.